lo devi vendere prima. Il problema è stato proprio questo, che si erano un pochino alzati i prezzi, le valutazioni dei calciatori, però dopo Neymar c'è stato proprio, è saltato tutto, il banco è saltato, si sono arrivati i prezzi, siamo arrivati a prezzi veramente immaginabili. Ormai una volta si diceva: vendo un calciatore vero per 80-90 milioni ma ci rifaccio una squadra. Ecco, adesso tu vendi un calciatore per 80-90 milioni e ci prendi due giocatori quasi normali, se dovessero restare i prezzi che ci sono stati l'anno scorso, perché questo ci sta dicendo il mercato. Una volta a 20 milioni prendevi un calciatore veramente molto buono, pensa alla Roma con Strootman, al di là certo, che adesso non stia rendendo al massimo ma ha anche subito due infortuni, 20 milioni avevi preso un signor giocatore, adesso a 20 milioni prendi De Frel. Il problema principale è quello, a 20 milioni prendi De Frel e giocatori di quel tipo, giocatori che bene che va stanno in panchina, a meno che tu poi non sia un fenomeno e ti dica bene, che tu vada a prendere degli sconosciuti e poi quegli sconosciuti rendano al meglio. Penso a Under, che tu hai pagato quasi 15 milioni e dopo sei mesi qualche partita te la sta facendo, certo, al di là di quello che stiamo dicendo a Roma, fantasticando secondo me un pochino troppo, lui ha fatto belle prestazioni con Crotone, Benevento, con queste squadre qua che insomma sono un test probante fino a un certo punto. Però il mercato purtroppo è stato rovinato da Neymar e ti ha detto male che tu sei stato costretto a vendersela prima, sei stato costretto, e non è Salah che è voluto andare via, certo, sei stato costretto tu, diciamo, perché c'erano delle esigenze di bilancio, perché comunque il calciatore, una volta che chiama il Liverpool bussa alla porta del procuratore che gli promette tanti soldi anche a livello di ingaggio, è normale che Salah, non essendo trasteverino e nato a Roma, vada anche alla porta del dirigente a bussare e dica: di là mi danno 8 milioni, voi qua me ne date un po' meno, che facciamo? Certo. E quindi il discorso è questo. Poi sulla sfida di Roma-Barcellona, la Roma farà il suo se uscirà a testa alta, perché purtroppo la verità è questa, non possiamo immaginare una Roma che batta il Barcellona, che supera il turno, perché è immaginabile. Uso un paragone politico, secondo me è più facile che il PD prenda il 40% alle prossime elezioni che la Roma passi con il Barcellona, ma perché è una cosa talmente immaginabile attualmente, perché non ci sono le basi, non ci sono le basi, la Roma da mesi è ferma, poi possiamo parlare di quello che vogliamo, possiamo parlare di una Roma in ripresa, ma l'abbiamo vista in ripresa contro le ultime della classe. E la Roma è rimasta in piedi per due mesi e mezzo perché ha avuto Alisson in porta che ha parato l'impossibile e che ha salvato diverse volte la partita, la faccia anche alla Roma, che ha portato almeno 10 punti in quasi tre mesi, perché ha avuto un Der che si è scoperto giocatore, più giocatore di Esciaraui e Perotti, e questo credo che insomma qualcosa significhi, perché non si deve puntare, non si può puntare tutto su un calciatore che non ha nemmeno 20 anni, turco, che non parla nemmeno l'italiano, quando tu hai due esterni che avevi considerato validi visto che erano titolari. Quindi parliamo seriamente, se la Roma dovesse uscire, ok, ha fatto il suo, se la Roma dovesse perdere male, allora lì ci sarebbe veramente da arrabbiarsi, perché tutti giocano contro il Barcellona ma non tutti prendono 6-7 gol, è quello che è stato rimproverato alla Roma contro il Bayern qualche anno fa ed è quello che è stato rimproverato alla Roma contro il Barcellona sempre qualche anno fa, perché contro questi mostri sacri si può giocare ma si può evitare di perdere la faccia. Questo l'obiettivo principale della Roma deve essere questo, non perdere la faccia per l'ennesima volta in Europa. Anche perché ormai i tifosi della Roma tremano quando incontrano queste big europee, perché Manchester United, Bayern Monaco, Barcellona, insomma la lista è lunga e purtroppo sappiamo già cosa si prova a prendere un determinato numero di gol. Diciamo che l'obiettivo è non superare i 4-5 gol subiti, bisogna essere sinceri, onesti e schietti, e poi puntare su Sant'Allison che dietro magari ti possa salvare. Certo, vedere Fazio, ad esempio, parlo dell'ultima sfida contro, sì, il Crotone, che ha fatto qualche leggerezza e ha sofferto un pochino trotta, pensando che insomma tra qualche giorno avrà Messi, uno trema sul pensiero, però abbiamo questi e, certo, e purtroppo dovremmo giocare con questi.
Beh, io però non credo che quella Roma non prenderà molti gol, sincero. Cioè, non credo che sarà una debacle come tu. Io credo che sarà un'eliminatoria complicata per il Barça. Dobbiamo essere sinceri, meglio la Roma che il Real Madrid, il Bayern Monaco, voglio dire, quello che tu hai detto è condivisibile. Però non credo che ci sarà, non c'è neanche nelle corde del Barça di umiliare la Roma o di fare tanti gol. Quest'anno io ovviamente sto toccando ferro e tocco tutto quello che è possibile, utile e scaramantico. Diciamo che Ernesto Valverde sta programmando questa squadra anche per cercare di arrivare in fondo nelle tre competizioni e quindi anche di avere dei giocatori che non si spremono inutilmente nel fare dosificando, diciamo, esattamente. Quindi secondo me questa Roma non è neanche quella di Garcia, che si è presentata quel giorno al Camp Nou. Non credo, no, sinceramente, evidentemente non è così mentalmente, psicologicamente, no. Detto questo, io sono convinto che se la Roma esce a testa alta è una nuova esperienza in più per migliorare la propria esperienza in Champions League. Ecco, questo io penso che i giocatori e l'ambiente anche devono essere consapevoli che in Champions League il Basilea può passare il turno a confronto magari di una squadra italiana perché magari ha più esperienza. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo invece, vorrei tornare indietro a quella Champions che la Roma secondo me poteva arrivare fino in fondo, no? Quindi le ultimi due appuntamenti del Barça all'Olimpico vedono il Barça non vincere, perché il Barça perde 3-0 quella sera fredda di febbraio, se non mi sbaglio, o di marzo, non ricordo bene, e pareggia 1-1 a settembre con il gran gol di Florenzi da centrocampo. Quindi da questo punto di vista i numeri dicono che il Barça se la deve sudare all'Olimpico, ma secondo te quale sarà la tattica che la Roma affronterà nel giocare la prima al Camp Nou e la seconda all'Olimpico? Cioè, la tattica secondo me sarà il stai dietro e prega. purtroppo sarà questa. Però credo che negli ultimi anni abbiamo anche visto che, al di là di un Mourinho nell'anno del triplete all'Inter, sì, chi ha portato avanti questa tattica con il Barcellona non sempre è uscito benissimo, nel senso che il Barcellona poi alla fine è talmente bravo a trovare spazi, gioca talmente tanto bene, e questo al di là del tecnico che ha, che i varchi li apre comunque anche nelle difese più chiuse, dove non vedi nemmeno un centimetro. Poi purtroppo c'è Messi che, se è in giornata, è un problema, ma non è un problema solo per la Roma, perché tu hai Fazio e Manolas dietro e non hai Thiago Silva. Messi in giornata è un problema per tutti, stiamo certo parlando del calciatore più forte al mondo, che se è in giornata non puoi farci nulla, nessuno lo può fermare. Il problema della Roma, secondo me, è quello più grande attualmente al centrocampo, ed è lì che un pochino tremo. Poi, tra l'altro, qui mi direte voi, credo che Busquets ci sarà? Sì. Sì, c'è. Ha recuperato, perché si lamentava che insomma potesse essere out, invece ha recuperato. Il problema della Roma principale di quest'anno è il centrocampo, quello che pensavamo fosse il reparto più forte, perché c'è uno Strootman che non è a livello dello Strootman che siamo abituati, De Rossi così e così, e quindi è chiaro che fare una tattica difensiva, magari restando troppo schiacciati con un centrocampo che non è proprio molto duttile, che secondo me non sarebbe in grado di far ripartire velocemente l'azione, non so quanto gioverebbe. È chiaro che noi, ad esempio, davanti possiamo puntare solamente su Dzeko, che non è un calciatore proprio abilissimo nel contropiede. Lui è un calciatore che può tenerti palla e aiutarti a salire, quello sì. La partita della Roma dipenderà molto da come saranno in condizioni Leali, se Sharawi o Perotti, credo a questo punto più Perotti e Under, siano in forma o meno. Purtroppo la Roma si basa moltissimo su di loro e sul loro gioco, perché poi sono Leali d'attacco che fanno un pochino tutto. La tattica secondo me sarà questa, cioè stare chiusi, cercare di limitare i danni,
e poi trarre il massimo da quello che si riesce a creare, cosa in cui la Roma però quest'anno non è proprio bravissima, perché ha bisogno di 10 occasioni da gol per farne uno. Quindi la Roma deve aumentare assolutamente l'essere cinici, e deve essere più cinica possibile, perché altrimenti non vai da nessuna parte con il Barcellona. Ecco, ogni palla gol la devi sfruttare fino all'ultimo, perché sennò è veramente dura. Quindi questo secondo me sarà il piano tattico di Eusebio Di Francesco, che adesso giustamente ha detto pensiamo al Bologna, un pochino come tutti i calciatori, come Strootman, come i calciatori che hanno parlato fin qui, però è chiaro che per carità, con un terzo posto quasi blindato, il pensiero va alla partita con il Barcellona. Credo che per i calciatori sia anche umano questo, no? Certo. La partita col Barcellona catalizza un pochino tutti i pensieri dei calciatori, dell'allenatore e anche dei tifosi, perché da una settimana non si fa altro che parlare della partita con il Barcellona, quasi tutti si dimenticano che dopo domani c'è il Bologna. Quindi stiamo attenti, prima pensiamo al Bologna e poi al Barcellona, perché comunque sì, è vero, c'è un distacco dal quarto posto abbastanza tranquillo, però bisogna prima consolidarlo, per poi pensare a una Champions League, che appunto dove non puoi pensare a tanto altro rispetto a uscire a testa alta e con onore. Perfetto, perfetto, perfetto. Mirko, grazie di essere stato con noi. Grazie, Mirko. Ospite qui a Radio Bars Italia. Insomma, io invito a chi può ad ascoltare la trasmissione che fate voi, che vi ripeto, insomma, veramente, veramente è il punto di riferimento su Radio Centro Suono Sport per il tifoso giallorosso. Grazie, Mirko. Grazie, Mirko. Un abbraccio. Grazie a voi, un saluto. Ciao, ciao. Bene, Alberto, vamos muy rápido, andiamo a sentire parlando Ciro y los Persas. Un attimino, sì, un attimino, come dico io sempre, e Monchi, sì, viene da spiego Ramon. In spagnolo il diminutivo di Ramon si dice Moncho. Moncito sarebbe il diminutivo di Moncho. E Monchi sarebbe il diminutivo di Moncito, per capirci, perché lui si chiama il primo nome non è Ramon, è Ramon Rodriguez Verdejo. Perfetto. Detto Monchi, va bene, salutiamo Monchi. E dice Monchi, dice a livello individuale Leo Messi unisce, è capace di capire che il calcio ha un componente collettivo. Fantastico, e diamo la linea a Ciro y los Persas. Ciro y los Persas. Per Mirenla. Guardatela. Perché sono il gruppo che piace ovviamente a Leo Messi. A Leo e ad Antonella, e chissà se Ciro Messi si chiama appunto. Per così, Ciro, per Ciro. Andrés Ciro Martínez, che è il cantante di Ciro y los Persas. Vamos. La libertad.